Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Dopo il video di ieri, abbiamo visto tutte le novità in arrivo in termini di contenuti per quanto riguarda la Season 2. Oggi vi spiegherò cosa cambierà a livello di gameplay e anche i cambiamenti sulla mappa Al-Mazarah, oltre a tanti nuovi contenuti in anteprima. Vi ricordo come sempre, prima di iniziare, passate tutti quanti a visitare la mia collaborazione con eba.com, trovate i primi link in descrizione, vi permetterà di risparmiare una marea di soldi sull'acquisto dei videogiochi, sull'acquisto praticamente degli abbonamenti per giocare online, se dovete comprare il Game Pass, se dovete comprare i contenuti aggiuntivi per MW2, se dovete comprare ad esempio le gift card Amazon, Netflix, ma soprattutto anche quelle PlayStation, soprattutto in vista della Season 2. Potete vedere che sconti assurdi, tipo 75 € li pagate 64, 35 € di credito PlayStation Store li pagate 29, quindi prezzi veramente assurdi. Tutti i link in descrizione, passate appunto a visitarlo. Ma partiamo e vediamo praticamente tutte le novità a livello di gameplay e soprattutto di Al-Mazarah con la Season 2, perché ieri sera è uscito un nuovo blog veramente molto importante. La nuova stagione, fanno subito un recap così molto veloce, includerà il ritorno del Gulag 1 vs 1 e un nuovo combattente IA che abbiamo visto ieri, l'evento stagionale Path of the Ronin, nuove missioni della fazione di MZ. Arriverà addirittura il treno, un altro treno oltre a quello merci all'interno di Al-Mazarah, quindi mettetevi comodi perché la stagione 2 verrà lanciata il 15 di febbraio. Partiamo innanzitutto dalla mappa Ashika Island, che voglio nuovamente ricordare che è la mappa dedicata all'isola del Leone Marino, quella che una volta era stata pianificata come destinazione turistica e ora sotto assedio da parte della Shadow Company, le cui forze sono alla ricerca di membri locali dell'ultranazionalista Conny Group. Vi ricordo che la mappa è il 30% più grande rispetto a tutte le altre mappe piccole che abbiamo conosciuto fino adesso. La cosa molto importante di questa mappa, oltre al fatto che appunto è una nuova mappa piccola, più frenetica, quindi più veloce, è che tornerà la modalità ritorno. Viene confermato che ci sarà singolo coppie, terzetti e quartetti. Inoltre, sentite molto bene, in questa modalità viene visualizzato un conto alla rovescia accanto al nome di qualsiasi membro della squadra eliminata, a condizione che almeno un altro membro della squadra sia almeno vivo, come funzionava appunto precedentemente. La cosa molto importante appunto di questa modalità è che permetterà appunto di giocare in maniera molto più veloce e più frenetica, non essendoci appunto il Gulag. Ripristina l'onore, l'abbiamo vista direttamente ieri, che è questa nuova funzionalità che permetterà di far cadere una nel punto in cui siamo morti e ci permetterà di essere ricompensati in denaro con un avviping per scansionare l'area alla ricerca di rifornimenti. Inoltre cambia appunto un po' l'economia all'interno del gioco. Infatti, la stagione 2 bilancerà l'economia sulla Battle Royale per ricompense più consistenti. Il pagamento in contanti per il completamento dei contratti è stato leggermente ridotto, mentre il valore minimo delle pile di contanti come bottine a terra è stato aumentato a $800 e dai registratori di cassa è stato portato a 500. I contanti non si troveranno più nelle casse di rifornimenti di base leggendarie, ma potranno essere trovate come bottine a terra, nei container e nelle casse di rifornimenti bianche delle fortezze. Quindi questo permetterà appunto di aumentare i soldi a nostra disposizione e andare più spesso nelle stazioni di acquisto. Una delle novità principali appunto di questa nuova stagione è il ritorno del Gulag 1 vs 1, che era stato praticamente cancellato, abbandonato con l'arrivo di Warzone 2, appunto con l'introduzione del 2 vs 2, che praticamente non ha funzionato e si ritorna nuovamente all'1 vs 1. Ci sarà il nuovo contratto di ricerca e sequestro che abbiamo visto ieri, il nuovo evento furto di dati che abbiamo visto ieri e i droni di ridistribuzione che arriveranno in corso di season e che ci permetteranno di muoverci più velocemente all'interno della mappa. Inoltre, il nuovo combattente Rusher dell'intelligenza artificiale che appunto ci darà filo da torcere soprattutto a corto raggio. Tutte queste novità non ve le vado nuovamente a ribadire perché sono state già riportate nel video di ieri, sempre il video in alto a destra. Andiamo a vedere le cose nuove, modifiche generali a livello di gameplay. Cambia il sistema di loot. Il sistema di inventario si sta spostando dai menu e torna al bottino fluttuante che cadrà dai contenitori come fa dalle casse di rifornimento. Quindi non dovremo più lootare gli zaini quando uccidiamo qualcuno, ma praticamente tutti gli oggetti verranno sparsi per terra.
Non ci, gli zaini medi e grandi non ci saranno più all'interno dell'ambiente. Lo spazio limitato ridurrà quindi l'impatto dell'impilamento di forniture mediche, l'equipaggiamento e serie di uccisioni, in modo che le decisioni che verranno prese saranno molto incisive per tutta la partita. La questione degli zaini medi e degli zaini grandi però resterà all'interno della DMZ, che ovviamente è una modalità a parte di Warzone 2. Ci sono anche alcune modifiche imminenti al modo in cui i giocatori otterranno i loro equipaggiamenti durante le partite. Le armi primarie potranno essere acquistate presso le stazioni di acquisto ad un prezzo più conveniente e anche il costo dei segnalini di rilascio dell'equipaggiamento è stato ridotto. Inoltre, durante la partita si attiverà un secondo evento pubblico, il Dropout Loadout, che avrà luogo nel primo e nel quinto cerchio. Tutti i giocatori, altra importante novità, ora inizieranno le loro partite con tre piastre e non più con due, e le diverse dimensioni dei giubbotti non faranno più parte del bottino, quindi potremo concentrarci principalmente sul saccheggio delle corazze per mantenere il nostro giubbotto pieno tra i combattenti. Mentre i luoghi di spawn per le selezioni di acquisto verranno modificati nella stazione appunto 2, e questi spawn saranno coerenti da partita a partita, quindi non ci sarà più il cambiamento dinamico delle stazioni di acquisto, ma finalmente capiremo dove si trovano, perché riappariranno sempre negli stessi punti ovviamente in ogni partita. La stagione 2 inoltre apporterà modifiche alle ricompense che gli operatori guadagneranno al completamento di roccaforti o ai siti oscuri, oltre a modifiche al danno dei combattenti dell'intelligenza artificiale. Su DMZ appunto abbiamo già visto tutto ieri con la nuova mappa appunto a Sheik Island, aggiustamenti all'interno della DMZ con il bilanciamento dei nemici, i punti degli spawn e il ripristino purtroppo della messa appunto della fazione. Infatti introdurrà nuove missioni della fazione, inoltre le missioni successive saranno ancora più impegnative, i compiti saranno ancora più impegnativi rispetto alla prima missione, rendendo più gestibile il viaggio in ogni giocatore per sbloccare appunto il famoso slot delle armi assicurate. Ci sarà la nuova fazione Crone di cui abbiamo parlato ieri, quindi tutto il video appunto nei dettagli appunto di ieri. Ma vediamo le novità aggiuntive rispetto sempre al roadmap di ieri, gli aggiornamenti di poi di Almazara. Praticamente troveremo l'aereo combattuto alla grotta di Sati, che praticamente è la mappa Afghan di MV2, quindi nuovo punto di interesse all'interno di Almazara. Ci sarà una nuova rete di grotte sotterranee, quindi si parla di un qualcosa completamente nuovo che offrirà agli operatori un'opzione aggiuntiva per spostarsi a piedi in questa parte della mappa. Parliamo dello spazio tra Horon Hill e Tarak Village. La rete avrà 5 diversi ingressi, alcune sono discese dritte come una nascosta all'interno di un garage, mentre altre sono aperture di caverne. Dovete fare attenzione all'equipaggiamento, alle trappole killstreak attorno a questi punti di ingresso e di uscita, oppure negarne qualcuna per impedire appunto ad una squadra di essere in coda, di seguire il nostro percorso. Tutto questo nuovo spazio significa anche una nuova possibilità di nuove casse di rifornimento e nuovi bottini da ottenere. Come vi dicevo all'inizio video, ci sarà un nuovo treno, oltre al treno merci, che non sarà più l'unica locomotiva che circolerà lungo la rete ferroviaria di Almazara, sarà aggiunto il treno passeggeri. Questo offrirà un altro modo più rapido per viaggiare sulla mappa e fare scorta di oggetti, anche attraverso le scatole di rifornimenti leggendari che possono essere trovate all'interno della sua traversina del bar e dei normali vagoni passeggeri. A differenza del treno merci, tutte le carrozze su questa locomotiva sono coperte ed alcune consentono anche l'accesso tramite lucernari aperti sul tetto. Anche viaggiare attraverso i vagoni su questo treno è molto diverso rispetto a quello del treno merci, perché comporterà l'apertura delle porte, ovviamente tra un vagone e l'altro. Inoltre, prenditi in più il secondo per sbirciare letteralmente attraverso le porte se volete quindi ingaggiare furtivamente gli operatori che si trovano appunto in altre carrozze, quindi sarà molto interessante a livello di combattimenti. Viene inoltre svelato come funzionerà appunto il Path of the Ronin, il sentiero di Ronin, quindi tutte le sfide che dovranno essere completate su Modern Warfare 2 Multiplayer Warzone 2.0, completando le 7 sfide otterrete la balestra. Saranno ben 7: integrità, onore, sincerità e via dicendo, e troverete appunto tutte le varie sfide da dover fare, ad esempio sul multigiocatore vincere 15 partite in qualsiasi modello di gioco multigiocatore, su Warzone 2.0 ottenere 5 piazzamenti tra i primi 10. Vi lascio appunto il link del mio articolo nel commento in descrizione, così ve lo potete leggere tranquillamente.
In novità anche a livello di interfaccia, perché dichiarano che ci sarà un miglior flusso generale dei menu di gioco. Queste modifiche, dicono, includeranno una navigazione e un'organizzazione migliore nel menu mimetiche, una scheda social più raffinata, oggetti di equipaggiamento rapido nel Battle Pass e anche dai bundle del negozio e altro ancora. Quindi ci sarà a quanto pare anche dei miglioramenti in termini di crash, stabilità, regolazione audio, bilanciamento delle armi e altro ancora, come era stato già ufficializzato. E poi ovviamente parlano sempre di passare a Modern Warfare 2 con la questione appunto delle varie ricompense per il fatto appunto di giocare il multiplayer, per le armi, livellarle, le operazioni speciali e via dicendo. Questo ragazzi era tutto quello che volevo dire in maniera aggiuntiva rispetto al video di ieri, che parlava principalmente dei contenuti, oggi invece delle novità a livello di gameplay. Poi tornerò nei prossimi giorni parlando delle patch, dei pesi, ma soprattutto delle modifiche alle armi. Quindi rimanete sintonizzati sul mio canale, un bel mi piace, tutti i link in descrizione di Eneba, e noi ci vediamo ad un prossimo video.